ecosostenibile e orientato al risparmio energetico, con soluzioni innovative uniche in Europa come l'impianto refrigerante a impatto zero. Questa è la realtà del centro di distribuzione Rossetto Mantova Nord, un polo logistico di 72.000 metri quadrati che serve attualmente 23 punti vendita. Saliranno presto a 25 con i supermercati di Marcon e Padova. Oggi il sindaco di Mantova Palazzi, con il vice Buvoli, l'assessore Murari e il presidente della provincia e sindaco di San Giorgio Bigarello, Beniamino Morselli, ha effettuato una visita privata a questo importante polo logistico, accompagnato da Roberto Rossetto e dai responsabili della struttura. 6 anni fa abbiamo ereditato la Valdaro S.p.A., la società pubblica di gestione delle aree logistiche a stragrande maggioranza del Comune di Mantova, con una situazione debitoria di 24 milioni di euro, produceva quasi 400 mila euro di perdita al mese e non si vendeva un'area da una vita. Abbiamo lavorato sodo e oggi la società è quasi totalmente risanata, sta tra poco uscirà dalla procedura in bonus e senza un euro dei mantovani e portando qui investimenti l'incampo della logistica di cui l'Italia ha profondamente bisogno, con impianti innovativi, con sistemi anche di gestione energetici e del calore innovativi che sono a impatto zero all'interno e dando posti di lavoro. Saranno quasi 100 alla fine gli occupati di questa iniziativa e già sono quasi 50 i nuovi assunti. 180 persone già lavorano in questo stabilimento che è straordinario e che consente, grazie alla bretella che abbiamo realizzato, lavorando insieme, comune, provincia e comune di San Giorgio, ci consente appunto di collegare le aree all'autostrada. Quindi una nuova fase, siamo tutti molto contenti, è stato un lavoro difficilissimo che abbiamo fatto davvero insieme in squadra e che ha consentito di portare la nostra città a una nuova realtà che dà lavoro, crea sviluppo, costruita dal gruppo Rossetto con innovazione, con impianti unici in Europa. Abbiamo cercato di fare una cosa valida per la nostra azienda, moderna possibilmente, e che abbia futuro. Questo è quello che conta, insomma. Qui riporteremo la frutta e verdura, una zona nuova che faremo, che ha bisogno di spazio ancora di più di quello che c'è, e naturalmente lo facciamo in secondo tempo. Sì, 2.700 bancali in entrata al giorno, 60 bilici in consegna tutti i giorni agli attuali 23 punti vendita, 180 persone, una struttura di 72.000 metri quadri. Questa struttura è stata studiata perché possa ospitare fino a 100.000 bancali e possa darci l'opportunità di aumentare la numerica dei punti vendita che andremo a servire e che saranno con una frequenza di un'apertura di 2 per anno. Il gruppo Rossetto ha una grandissima sensibilità nel rispetto dell'ambiente, l'impianto refrigerato unico in Europa a impatto zero, abbiamo un impianto fotovoltaico da 1,5 milioni di kilowatt, l'attenzione massima in tutto l'utilizzo dell'energia elettrica e soprattutto di quelle che sono le risorse che ci servono per poter far funzionare questa struttura logistica.